A me piace la musica rock e anche la musica del violino. L'esperienza della Scuola Popolare di Musica nasce 3 anni fa, quando, dopo averne parlato con Sabina Colonna Preti, ascoltato i suoi racconti della musica, così come viene insegnata in alcuni paesi, in America Latina e altri nel mondo, e soprattutto dell'esperienza venezuelana, si è pensato che fosse necessario anche qui a Torino dare la possibilità ai bambini, a tutti i bambini, di poter conoscere questa esperienza vibrante che è apprendere, conoscere e suonare uno strumento musicale. Io mi chiamo Sureni Stapanes, vengo da Cuba. La musica ha un forte impatto emotivo sia nei bambini che negli adulti e per quello è un ottimo canale per la comunicazione, che è capace di entrare in tutti i livelli della vita sociale. Noi lavoriamo proprio in un contesto interculturale. La Scuola Popolare di Musica raggruppa tutti i livelli sociali che ci sono in una società. Io mi chiamo Dacia Ivan Soytuna, arrivo dalla Turchia, sono violinista e insegno violino in questo progetto. Lavoriamo tanto sulla creatività e cerchiamo di ottenere una cosa più di creare uno musicista. Cerchiamo di creare delle persone in cui sanno cosa vuol dire la musica, sanno aprirsi le orecchie quando c'è una musica, sanno che per arrivare a un punto che vogliono arrivare basta scegliere cosa vogliono fare, impegnarsi e innamorarsi tanto di quello che vogliono fare. Mi chiamo Marika Marcellino, sono responsabile di un circolo didattico comunale che comprende un nido e alcune scuole dell'infanzia. Di educazione musicale si parla da tanti anni in Italia, questa era la prima occasione concreta di inserire nella scuola, all'interno proprio della quotidianità scolastica, un percorso stabile e coerente di educazione musicale. Quello che interessava era il fatto che questo progetto fosse collegato all'esperienza del Venezuela, quindi all'esperienza delle orchestre dei bambini che avevano obiettivi anche di recupero sociale, no? Di dare opportunità di crescita a dei bambini in condizioni di disagio. E anche il fatto che si inserivano nella scuola dei ragazzi giovani provenienti da varie parti del mondo che portavano ai bambini questa opportunità di condividere una passione e anche lo sviluppo di competenze, di abilità, di predisposizioni. Mi chiamo Francesca, sono la mamma di Iole e di Bianca, che suonano il violoncello e il violino. Da quando la Scuola Popolare di Musica è venuta a trovarci alla scuola materna di Cavoretto e hanno iniziato tutto e due questo percorso. Poi Iole ha finito la scuola materna e ha voluto continuare anche al di fuori, quindi a quei corsi organizzati alla Casa del Quartiere. Insomma, 6 anni e 4, dopo quasi 2 anni di corso abbiamo ancora voglia di suonare, insomma, qualsiasi altro sport o attività, ovviamente le ha stufate dopo qualche mese, invece questo gli è proprio piaciuto. Sono stupita da quante cose siano riusciti a organizzare, insomma, sono pochi e le attività sono ricche, articolate, abbiamo fatto tanti incontri, concerti in giro per il quartiere, abbiamo conosciuto tantissimi genitori e bimbi, quindi abbiamo un nuovo motivo di contatto con gli altri abitanti del quartiere. Sono Roberto Arnaudo, sono direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario, che è l'associazione che ha fondato e gestisce la Casa del Quartiere. Ci è stato presentato questo progetto, ci è stato raccontato negli obiettivi, nelle finalità, nello spirito. L'abbiamo molto volentieri accolto, integrato ed è diventato una delle attività principali della Casa del Quartiere per molte delle sue caratteristiche, la qualità della proposta didattica, il livello molto alto di partecipazione di bambini di ogni estrazione sociale, di genitori, l'accessibilità sociale, economica a tutte le attività e la disponibilità della Scuola Popolare di Musica a partecipare in pieno alle attività della Casa del Quartiere e anche ad altre attività ed eventi che noi organizziamo nel nostro quartiere. Mi chiamo Damiano e da qualche anno, insieme a un gruppo di amici,
do una mano a coordinare questa meravigliosa esperienza che è la Scuola Popolare di Musica. E tutti i bambini iniziano dalla stessa linea di partenza. A tutti i bambini è data la possibilità di suonare, di apprendere indipendentemente dalla loro provenienza familiare, dalla lingua che parlano, dal paese dal quale provengono, dal loro censo, dalle possibilità economiche. A tutti i bambini, anche ai figli di quelli che non se lo possono permettere, deve essere data questa possibilità. È un diritto. Apprendono a stare insieme e a rispettarsi. In orchestra c'è la necessità di rispettare i tempi gli uni degli altri. Ci sono quelli più bravi, quelli che già suonano da 2 o 3 anni, ci sono quelli che hanno appena iniziato, e gli uni attendono gli altri e gli altri apprendono dai primi come rispettare i tempi, come rispettare le metriche e al tempo stesso come esprimersi. Mi chiamo Zack. Io mi chiamo Alice. Io mi chiamo Dennis. Io mi chiamo Andrea Iacai. Ho 8 anni. Io ho 7 anni. Io invece ne ho 9. Ho iniziato a suonare il violoncello all'asilo. Suono la viola perché è dalla materna che mi piaceva. Io suono il violino. Anch'io suono il violino. Sono 2 fratelli. Mi piace suonare con tutti quanti. A me piace suonare insieme. Preferisco suonare con gli amici, anche da solo. A me piace il violino perché non ha né un suono troppo forte né troppo acuto, non so come dire, basso, ecco. Mi piace la musica alta. Mi piacerebbe continuare a suonare la viola. La Scuola Popolare di Musica è un'esperienza comunitaria. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno delle famiglie che aderiscono a questo progetto proponendo ai loro figli di parteciparvi, c'è bisogno dei bambini che scoprono divertendosi che meravigliosa esperienza è suonare uno strumento musicale. C'è bisogno di questi insegnanti che hanno aderito al progetto con passione, con entusiasmo, anche se sono pagati onestamente poco per i loro talenti e le loro capacità. C'è bisogno di istituzioni e soggetti pubblici e privati che comprendano la portata di questa proposta. La Scuola Popolare di Musica è un progetto di integrazione sociale e sono 3 i livelli su cui intende esprimere il suo impatto: quello personale, quello familiare e quello della comunità. A livello personale, i vantaggi emotivi e intellettuali sono enormi, perché si acquisiscono capacità di direzione, senso di responsabilità del contributo individuale al raggiungimento di obiettivi comuni. All'interno della famiglia, i figli diventano un modello per entrambi i genitori e questa è una cosa importantissima, soprattutto per i bambini più in difficoltà, creando così una dinamica costruttiva. E infine, nella sfera della comunità, l'attività dell'orchestra restituisce quanto appreso attraverso eventi pubblici. E la spontaneità che si lega all'esperienza della musica la esclude dall'essere un bene di lusso, convertendola in patrimonio sociale comune.